Presso gli impianti del Circolo Ippico Il Castellazzo di Parma, domenica 19 giugno si è tenuto il concorso ippico nazionale Trofeo Franco Masseroni. Il concorso, riconosciuto ed approvato dal Comitato regionale Fise Emilia Romagna e giunto all'ottava edizione, ha visto la partecipazione di cavalli e cavalieri provenienti dalle migliori scuderie d'Italia. In palio, un montepremi di 4.500 euro. La competizione era divisa in 9 categorie: B60, BP70, B80, B90 di precisione, B100 a fasi, B110 a barrage, B115 a tempo, C120 mista e C130 a barrage. Buoni i risultati dei cavalieri della Scuola Parmense di Equitazione del Circolo del Castellazzo. Nella categoria B60 al primo posto troviamo Benedetta Cattani su Frilli, Cecilia Chiurlo su Idefix e Francesca Boraschi su Kirby. Nella categoria BP70, primo posto per Francesca Chiastrini su Jill e Matilde Vittoriangeli su Nancy. Al secondo posto Greta Fantini su Caramel. Primo posto nella categoria B80 per Francesca Boraschi su Kirby, Ilaria Nicoli su Kiwi De Turi e Eleonora Vittoriangeli su Baron Noir. Nella categoria B90, Chiara Del Rio è prima con Bernini. Una sola penalità per Marta Oldrini su Siro. Nella categoria B100, zero penalità nelle due fasi per Ludovica Baratta su Dynamic. Chiara Del Rio con Bernini chiude con zero penalità nella prima fase e due nella seconda. Nella categoria B110, infine, Ilaria Caleffi su Carina Baia ha chiuso con 14 penalità. Tra gli altri atleti del Castellazzo occorre ricordare Martina Lauria su Isciali X, Chiara Cantoni su Leccio, Monica Frigeri su Dini e Anna Cazzolari su Principe. Il trofeo Franco Masseroni è stato vinto da Enrico Mazzi su Vulcano Mio. Siamo qui riuniti con tanti amici, sono 190 cavalieri oggi, più di 250 percorsi, in occasione dell'ottavo Memorial Franco Masseroni, una manifestazione che si è inserita nel calendario degli avvenimenti di Parma, città europea dello sport. Il concorso procede molto bene, i concorrenti sono molto soddisfatti, l'organizzazione altrettanto. Il Circolo del Castellazzo si è inserito con orgoglio e con piacere all'interno di queste manifestazioni di Parma, città europea dello sport, offrendo le sue meravigliose strutture in questa occasione che direi che è unica per quello che riguarda il comune e la provincia di Parma.